aperto il nuovo sottopasso di Porta Sant'Anna che collega Piazzale Boccherini a via Alfredo Catalani. Pedoni e biciclette possono ora attraversare in sicurezza la circonvallazione. Le piace? No. Perché? Perché è troppo in salita, perché potevano andare 15 metri più avanti facendo il lavoro uguale, identico, senza spendere un soldo di più. E largo almeno mezzo metro in più. Non costava niente. Non spendevano niente di più. Ok, perfetto, era il sogno che ci voleva. Da Sant'Anna, dove abito io, per venirci da pista ciclabile, sottopasso, in un AMME, faccio le mie cose in città. Che finalmente era l'ora, una bella cosa, funzionale, che ci voleva veramente per la città di Lucca, come anche in altre zone, che a volte sottolineo che io sono un amante della bicicletta, però sono fiera di questa cosa. Sì, mi piace. Ci sono ancora qualche problemino da risolvere, secondo me, ma insomma è una cosa molto positiva. Per esempio l'ingresso delle biciclette nel centro storico attraverso quel passaggio unico che si incontrano con quelle che vengono indietro. Sì, l'ho fatto ieri la prima volta e fatto bene, via col marciapiede in pietra e la pista ciclabile in asfalto, è un bel lavoro. È molto utile, per me che vado a scuola da qua ti risparmio 5 minuti, bella costruzione. Complimenti, ottimo, è anche bello fresco d'estate, si può dire. È un'opera ottima, ci voleva, no? Soprattutto per il collegamento centro storico Sant'Anna. Ora sai, Mario, l'ho fatto ieri, quindi insomma acquisiamo velocità, soprattutto anche poi in bicicletta, eccetera, eccetera. Ci vorrebbe, secondo me, un altro sottopasso anche alla chiesa di Sant'Anna, già che ci sono, ampliare anche quello. E le piste ciclabili sono fondamentali. Poi una città come Lucca senza bici, cioè, quindi agevolare il più possibile. Ora vediamo un attimino magari di mettere dei cartelli, secondo me, perché i ciclisti andando in su e venendo in velocità in giù, magari c'è un, ora speriamo di no per carità, però il rischio magari di scontro e la gente bisogna che comunque ci vada piano. Magari mettere un cartello, cioè slowly come si dice, no? In inglese andiamo piano perché, e anche delle cose in inglese appunto per i turisti, queste cose qua. 2 anni grosso modo, perché poi dopo un po' si accorsero che c'era problemi di acqua, che naturalmente si sa, specialmente vicino alle mura, ma tutta Lucca è piena il sottosuolo di acque. Però è una bella cosa, certo, ci voleva. Ce ne vuole una anche alla stazione, è indispensabile.